Lui guardava il sole. Lui sapeva che qualcosa un giorno l'avrebbe cambiato. L'avrebbe fatto diventare ciò che lui, forse, non avrebbe mai aspirato. E sbagliando verbi, qua e là, disse: «Perché sto sbagliando verbi? Cosa c'è che non va in me?» E capì di essere diventato un pollo. Porca puttana, siamo un pollo! Everybody I see just turns to dust. I'm like, damn. Yeah, cock back and bust. The wasteland we trust. For my ways are white. Hot damn, laser beams a must. Everybody I see just turns to dust. I'm like, damn. Yeah, cock back and bust. The wasteland we trust. For my ways are white. Hot damn, laser beams a must. Everybody I see just turns to dust. I'm like, damn. Yeah, cock back and bust. The wasteland we trust. For my ways are white. Hot damn, laser beams a must. Everybody I see just turns to dust. I'm like, damn. E ciao ragazzi, bentornati ancora una volta su Skyrim. Pronti a continuare la storia, appunto, perché insieme a questi bravi signori che troviamo qui eravamo arrivati finalmente alla porta, alle porte anzi, della nostra futura base, perché dove diventeremo appunto dei vampiri, ma in questo caso dei vampiri polli che sparano frecce degli unicorni. E sì, abbiamo anche un'altra nuova cavalcatura che sarebbe Luna, il nostro unicorno del potere, e una nuova spada, come potete vedere da questa immagine, che sarebbe la Lilarkorn, ovvero una spada parlante che per me è fighissima, davvero fighissima, e sarà la mia spada principale in tutto il gioco. Sarebbe uno spadone più che altro. In più questo unicorno urla come il pazzo e può anche nuotare alla velocità della luce, quindi sarebbe addirittura fantastico avere come nostra cavalcatura personale questo pony. Infatti ci seguirà dappertutto, ma non ci sarà solo lui, infatti ce ne saranno una marea, e il migliore di tutti sarà per l'appunto un pony gigante che non so che cazzo faccia praticamente, però si bugga dentro le pietre, perciò è molto simpatico, dobbiamo dire almeno questo. E un'ultima cosa che ho aggiunto, ma ne ho aggiunto anche altre e le vedrete dopo. Sì, stai zitta spada, so che devo ammazzare quel granchio. Guardate questo granchio come carino e puccioso. Guardate soprattutto io come nuoto con una figaggine assurda. Comunque, questo granchio. Ma vaffanculo tu, stronzo. Guarda come urla, fuck you. Muori, lurido, lurido granchio di mistivali. Questo granchio ci ha mandato a fanculo. Sì, lo so, vuole vedere il sangue, la spada. Calma, ciccia, calma, ci arriveremo anche noi. Comunque, stavamo appunto arrivando alla roccaforte dei vampiri nello scorso video, quindi siamo pronti a raggiungerla di nuovo e vedere che cosa hanno da dirci quei simpatici briganti che ci sono lì. Io comunque sto continuando a registrare con quel programma perché mi sto trovando alquanto bene. L'unica pecca è che non registra 60 fps e per lo più vengono i video 70 grazie. A 70 non mi viene la parola. Comunque vengono i video 720 invece di 1080p. Scusate, eccolo. Quindi viene solo in HD ma non in alta definizione HD suprema, diciamo, quella che usavo in precedenza. Ma a parte questo, siamo arrivati finalmente qui pronti a continuare la nostra storia e vedere cosa dobbiamo fare da adesso in poi in questo fantastico mondo di Skyrim. Quindi, buon uomo, ha una faccia un po' brutta. Niente di più, niente di meno. Scusi, buon uomo, mi apre quella porta per cortesia? Non per cattiveria, però. Faccio la guardia. Complimenti a lei. Entriamo dentro e vediamo cosa vogliono questi gentili signori da noi, perché appunto noi siamo dei clementi e gentili uomini, non possiamo mica farci sopraffare dalle loro raffinaterie e piraterie quali sono abito. Oh, scusate, quello era un piccolo assaggio del mio Windows 8 supremo e potente. Comunque andiamo avanti e vediamo che cosa succederà da adesso in poi, perché io so ovviamente cosa succederà, ma voi non lo sapete. In ogni caso, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Come osi mettere piede? No, scusi, buon uomo, scusi. Pretende per me, guardi, vai ciccia, vai, ti spingo io a forza di... No, non diciamo cose scandalose. Comunque, siamo arrivati e quello lì deve essere il capo di tutti i vampiri. Stai zitta, spada, non è il momento di uccidere questo, dobbiamo sentire la riunione di questo giovanotto. Giovine, scusi. Cosa facciamo? No, non mi guardi così. Cazzo, mi ha messo timore. Sguardo cattivo proprio. Ah, ti importa solo di questo, lurido. Stai zitta, spada, un attimo. Sì, ho la pergamena. Vederti mi riempie di gioia, figlia mia. In quale altro modo dovrei dimostrartelo? Ah, se solo quella traditrice di tua madre fosse scusa. Oh, che bel padre che ti ritrovi, ciccia. Al nostro ricongiungimento prima di metterle la testa su un palo. Ehi, Bobby. Ciao, Cusit, coso. Ciao, come va? Come, sei un po' brutto, lo so.
Vabbè, non tutti i cani hanno la, diciamo, la fortuna di essere dei chihuahua. Non so. Buon cane, non faccia così, per cortesia. C'è, esiste buon uomo, signorina, ma buon cane può anche esserci. Mi scusi, buon cane, mi scusi, vorrei cavalcarla. Un attimo, buon cane, ma vaffanculo, cane. Ok, mi dica. Grazie per avermi riportato. No, perché sta guardando per te? Guarda su, idiota. Dimmi, ah. Qual è il tuo nome? Io? Sono Gino, tu chi sei? Sono Arkon, signore di questa corte. Mia figlia ti avrà detto che cosa siamo. Branco di rincoglioniti, probabilmente. Siete una setta di cannibali repressi. Non direi. Sebbene consideri plausibile una tale conclusione da parte di un... Grazie della fiducia. No, noi siamo vampiri, tra i più antichi. Sì, ma non era per sfiducia, scusi, dai, dai. Abbiamo vissuto qui, lontano dagli affanni del mondo. Oh, guardate come si muove. Tutto è espressivamente il ragazzo. Giovine, dobbiamo muoverci avanti. Allora, riceverò una ricompensa per aver trovato tua figlia? Stavo per suggerire la stessa. Oh, grazie. Solo un dono che io posso elargire. A valore pari all'antica pergamena. Ebbe. Stai zitta, spada. Questa è un'importante conversazione, spada. Un attimo. Camminerai come il lupo tra le pecore. Gli umani tremeranno dinanzi al tuo incedere. E non dovrai mai. Con una cattiveria inaudita, probabilmente. Allora sarai preda. Oh? Come tutti i mortali. Stai zitta, spada. Risparmierò la tua vita una sola volta. Ho capito, ok. Devo forse convincerti. Osserva il potere. Ora scorreggia. Attenzione, allontaniamoci, ragazzi. Qui potrebbe inondarci con il suo fetore. Ecco lì, ha scorreggiato. Lo sapevo. Chiudi la porta. Qui potremmo stare meglio. No, no, si sta avvicinando. No, non aprire la porta. Chiudila, per l'amor di Dio. Qui potrebbe ammazzarci tutto. Beviamo un po' di birra. Mi sa che non è proprio birra questa. Vabbè, comunque. Buon uomo, andiamo. Che cosa vuole? Questo è il potere che ti offro. Sinceramente sono più bello ora, così. Fai la tua scelta. Ma... accetterò la tua offerta e diventerò un vampiro. Non voglio diventare un vampiro. Esatto, rifiuto la tua offerta. Accetto la tua offerta, gentile tizio con la cresta strana. Non muoverti. Per l'amor di Dio, non lo farei mai. Non puoi mangiare un pollo. Vabbè, sì, puoi. Effettivamente i polli si mangiano, ma non puoi mangiare questo pollo, porca puttana. Un pollo umano. Oh, sono diventato un pollo vampiro. Che cosa sarà mai un pollo vampiro? Vi siete mai chiesto un pollo? Sei di nuovo tra noi. Sì, mi scusi, cosa mi ha fatto? Cresce in te, ed è tuo compito imparare a dominarlo. Sì. Desidero conoscere i miei nuovi poteri. Con la mia guida diventerai uno strumento di morte. Sì, anche la spada si sta davvero rallegrando molto con questa chiacchierata. Ma lei non mi sembra molto carismatico. Mi faccia soltanto dire quello che voglio, ok? Mi faccia bere questo bel sangue. Il potere autentico del sangue scorre davvero in una maniera fluidissima e non cade neanche. Mamma mia, ma lei è un mago, signore? Dove ha preso queste doti magistiche? E potremo continuare. Sì, ma quegli occhi non sono rossi da vampiro, però. Vabbè, uso il tuo potere da vampiro per diventare il signore dei vampiri versione pollo. Stai zitta, spada. Sì, se so. Un attimo, ragazzi. Tutto con calma, questi mi urlano addosso come se non sapessi far nulla. Allora, praticamente il potere dei vampiri si trova nei poteri, come possiamo vedere. Ed è... abbiamo ovviamente tutti i poteri dei vampiri, tutti i bonus, ma anche gli effetti negativi, come ad esempio la vulnerabilità al fuoco, quando c'è luce siete meno forti e cose del genere. Ma possiamo diventare dei signori di vampiri e io non so usare la tastiera, per cui scusatemi se succede qualcosa di brutto. Ma comunque siamo pronti a utilizzare i nostri nuovi poteri e a mangiare... Buongiorno. Parla con vampiro, nutriti. Buongiorno, come va? Oh, kiss kiss. Mamma mia, che bacio sdolcinato. Ok, possiamo trasformarci con Zeta. Quindi, buon uomo, si faccia da parte. Questo è un lavoro per i polli vampiri. Mamma mia, i polli vampiri sono una cosa bestiale. Adesso posso colpirlo. Mi scusi. Con questa forma puoi assorbire la vita dei nemici con la tua mano destra. Questa? Con la mano sinistra puoi dominare il potere della magia del sangue e evocare i morti. Oh! Puoi anche affidarti. Si è fatto male. Il potere della notte. Scusa. Trasformarti in uno stormo di pipistrelli e ricomparire. Sì, però non muoverti così in modo figo, qui stiamo parlando tra persone civili, ok? La magica, puoi scendere a terra e combattere con un... Ok, come si scende? Fallo ora e potremo continuare. Mi dici il tasto?
Ah, CTRL per alternare modalità magica e mischia. CTRL sta qua, perfetto. Beh, ora posso spuccare. Poiché non puoi usare la magia del sangue. Tuttavia, i poteri notturni sono ancora tuoi alleati. E i tuoi artigli armi formidabili. Oh mio Dio, posso correre come un fringuello alato. Ma mi è venuto un dubbio folle. Se usassi... Ah, peccato, peccato. Non c'è la... la nuova cosa. Aspettate un attimo, forse con... No. Ah, giusto, qui ci sono soltanto i poteri da vampiri, perché sì, potete aumentare anche le abilità del vostro vampiro una volta che vi sarete trasformati per bene. E quindi molto bello. Sì, l'avevo appena fatto, ma se me lo richiede di fare non ci sono problemi. Allora, queste sono tutte le abilità, che potrete acquistare una volta diventati effettivi vampiri. Ovviamente le prime sono della salute, ogni cosa che è importante per la salute, la magia del sangue ovviamente. Quindi c'è una mano che sarebbe tutta la magia del sangue, poi ci potete anche evocare dei gargoyle, sempre con la magia del sangue, e sempre con la magia del sangue potrete paralizzare i nemici e poi dopodiché nutrirvi di loro. La prossima sarà volontà soprannaturale, che i poteri notturni, vabbè, tutte le statistiche se vogliamo. Esattamente, gli attacchi da mischia infliggono 20 danni da veleno. E durante il combattimento, se circondato da uno stormo di pipistrelli che si nutre dei nemici vicini, attenzione, questa potrebbe essere alquanto interessante, e uccidere una persona con un attacco potente regenera la tua salute. Meh, questa anche è interessante. Potere notturno, questo qui sono invece i poteri notturni, credo. Ah, quelli davanti erano quelli là da corpo a corpo, se vogliamo. Quelli a destra, la magia del sangue. E quella a sinistra, credo, come posso spiegarvi? Del signore dei vampiri, quello che fa resuscitare le persone. Sì, infatti, questa è quella. Poi trasformati in una nebbia invulnerabile e recupera salute. Queste qui sono altre specializzazioni. E il mondo rallenta e ti muove più velocemente. Esattamente, nuovi poteri sarebbero quelli a sinistra. Quindi questo è l'albero effettivo dei vampiri. Io sono arrivato al livello 25. Il nostro caro Gino è arrivato al livello 25, perché mi serviva per fare una determinata missione. Ma comunque, bando alle ciance, vediamo che altro hai La strada della conoscenza è lunga. Ma non muoverti in modo così babbano. Aspetti, babbano, guardate la mia maestria nel dire le cose. Comunque, se volessi arrivare lassù, potrei fare Z e non ci può arrivare perché è un minchione. Comunque, buon uomo, mi aspetti. Mi dica cos'altro c'è. Cos'altro c'è? Mi dica. C'è un'ultima cosa che devi sapere. Sì. Uccidere i mortali prosciugandone la vita ti fornisce nuovi poteri. Quell'uomo potrebbe essere morto. Magia del sangue. Se hai bisogno di nutrirti per contrastare il sole come un vampiro qualunque, al castello abbiamo un recinto di schiavi. Se bevessi questo? Questo è tutto ciò che posso insegnarti. Se vuoi ascoltare di nuovo le mie lezioni, chiedi pure. Vorrei ascoltare di nuovo le sue... Ho un compito per mettere alla prova i tuoi... Cosa devo sapere riguardo a diventare un vampiro? Parlami ancora di cosa comporta. Vabbè, non ce ne fotti una mazza. Sento di poter compiere questo incarico. Bene. Sì, dobbiamo andare là e lui capirà cosa dobbiamo fare, perché siamo dei pro. E noi andremo per tutto il viaggio con questo potere da vampiro. Sapete perché? Perché ovviamente se la gente vi vede in questo stato, non i vampiri, perché i vampiri sanno che sono vampiri, giustamente, non vorrei vedere anche. Ma gli altri... Aspettate, non posso parlare con lei. Non sei d'accordo. Mi scusi, bravo, vorrei parlare col sottoscritto. Dovreste... È troppo antico per... Dovreste... E io le salto in testa con cattiveria. Attenzione, guardalo. Niente, ma lei si rimane lì in disparte senza che nessuno le facciano. Vabbè, mi ritrasformo con calma. Tutti hanno i suoi tempi. Allora, cambia forma e ritrasformiamoci. Ci vuole un po' di tempo, giustamente. Su a destra vi farà vedere il tempo della ritrasformazione e della trasformazione grazie al nostro Sky UI che abbiamo precedentemente preso. Comunque, ci ritrasformiamo con i vestiti addosso dal nostro pullo. Incredibile. Allora, lei mi dica. Hai bisogno di qualcosa? Ho un messaggio da parte di Harkon. Lord Harkon. Vabbè, ma baffanculo. Ebbene, cosa desidera il nostro Lord? Ha detto semplicemente è il momento. Forse, non so, avrà detto che gli scappa la cacca. Cerca un cesso. Bene, bene. Allora vuole... Per cagarci dentro? Credo sia un po' stretto. Hai mai sentito parlare del calice della pietra di sangue? Caga rosso? No, mai, mai. È un segreto ben custodito. È da tempo che il calice... Sì, vabbè, in poche parole, ragazzi... non rompere il cazzo. Praticamente...
Archon mi sembra che voglia una pergamena per far trasformare tutto il mondo in... per distruggere il sole, in modo che i vampiri possano dominare il mondo. È una cosa abbastanza se vogliamo, però comunque il calice di cui sta parlando sarebbe questo qui, che permette a noi comuni vampiri di diventare, se non sbaglio, ancora più forti, ma adesso non ricordo precisamente. Quindi parliamogli un altro poco e vediamo che cazzo vuole. Ordine di Lord Archon. Ah, ma stanno parlando tra di loro. Continuate, continuate, comunella è sempre accettabile qui. Io mi siedo qui dietro. Ok. Ha paura della luce la mia spada, complimenti. C'è un piatto qui, fantastico. No, aspetti, brav'uomo, mi aspetti, sto arrivando. Cazzo, potevo rubare per sbaglio quella roba con E, comunque. Andiamo, dove dobbiamo andare? Accomodati e divertiti. Non ci sono prostitute, dove mi accomodo? Su di lei, aspetti. No, ok, ci questa siamo. È una cosa un po' triste. Ci siamo, sì. Il calice deve essere riempito direttamente alla fonte di sangue che ha dato origine alla tana dell'acqua rossa. I hate the dark. Ho capito che odi il buio, stai zitto, ci dovremmo abituare. È necessario aggiungere il sangue di un potente vampiro. Oh mio Dio. Tieni presente che la tana dell'acqua rossa è diventata... Beh... Diciamo che oggi quel luogo è frequentato. Hai finito di rompere i coglioni, ti prego, dobbiamo andare avanti qui. A te la scelta di provare a trattare con loro o usare le maniere. Maniere forti come sempre. Sarà in fretta. Non voglio far aspettare Lord Archon. Signorina, vuole venire con me? Signorina? Sì. Ma vaffanculo, signori. Allora, porta il calice di pietra del sangue alla fonte dell'acqua rossa, ma prima... Ah, l'abbiamo così ciucciato all'improvviso. Ok, non importa. Andiamocene fuori da questa zona e cerchiamo appunto quello che stiamo cercando. Allora, per adesso dovremo andare a recuperare, se non sbaglio, ci sono anche missioni secondarie su questo DLC che non so se farò o meno, ma penso di no. Praticamente in queste missioni secondarie vi daranno degli anelli, degli upgrade, se vogliamo, comunque dei miglioramenti dello stesso personaggio in modo da farlo diventare più cazzuto, più forte. E via dicendo, se vogliamo, molto più forte il vampiro, farà modificare di molto il vampiro, anche se non dell'aspetto estetico, ma solo quello per il combattimento, il potenziamento del combattimento e queste cose qui. Quindi lei, sì, intanto ho modificato anche il mio compagnino Snake, ho tolto le armature da vampiro, gli ho solo messo questa bella spada da pony, e voglio farvi vedere anche un'altra mod che è per l'appunto quella delle frecce di coso. Non ricordo come... di pony, scusate. Quelle delle frecce di pony. Dobbiamo quindi usare il nostro bello arco daedrico. Il nostro bellissimo arco daedrico. Che se il signore è qui presente... No, così va bene. Ce l'abbiamo così. Ma non importa, guardi. Io le lancio contro una... con la mano. Sono dalla tua parte. Ma me, con cattiveria. Continui. Guardi. Mamma mia. Che stai facendo? Scusi. Non è per... Non mi scusi, davvero. No, così è molto più bello, però. Devo dirle che gli sta pennello con la freccia, sa? Oh, com'è carino. Porta il calice della pietra del sangue alla fonte dell'acqua rossa. La fonte dell'acqua rossa potrebbe essere qui da qualche parte, così come potrebbe essere dall'altra parte del mondo. Di conseguenza, vediamo se c'è una barca o qualcosa per arrivarci. Allora, eccola qui, attenzione. Guardate sempre i bordi, ragazzi. Sempre i bordi che vi dicono dove è andata. Una cosa, la freccetta. Ok. Dov'è? Eccola qui. Allora, la casa tana dell'acqua rossa, l'abbiamo già scoperto, perfetto. Qui, se non sbaglio, ricordo cosa dovrebbe accadere o cosa comunque dobbiamo fare. Perché, se non sbaglio, questa missione già l'ho fatta, ma io non ho finito i Dawnguard, o comunque non ho finito le missioni dei vampiri. Sono soltanto arrivato in un punto e poi mi sono fermato. Ma in ogni caso, vediamo che altro dobbiamo fare in questo bel posto dimenticato da Dio, perché è un po'... sono un po' belle le missioni, sì. Purtroppo il vampirismo ha aumentato. Sì, grazie, seduzione del vampiro, sono molto seducente. Comunque, le missioni purtroppo, gli status del vampiro sono tale... Buongiorno, signorina. Non ho niente con me. Se cerchi della scuma, scendi al piano di sopra. Vabbè, grazie dell'informazione. Comunque, come al solito stavo dicendo, mi sono scordato, porca vacca. Ah sì, gli status dei vampiri comunque sono stati sempre negativi, se vogliamo, dentro qualsiasi Skyrim, qualsiasi Elder Scrolls che io ricordi. E anche in questo Skyrim, prima che fosse stato aggiunto questo DLC, erano molto molto negativi. Ma per adesso almeno ne vale la pena perché c'è la trasformazione. Senza la trasformazione sarebbe di merda. Ma comunque, questi status rimangono e... Un momento, se devi scendere di sotto... Non preoccuparti. Entra. Non preoccuparti, tieni tutte le armi che vuoi, ciccio, io tanto vado di... uscire, ma neanche... Non mi piacciono i tuoi occhi, nascondono una luce famelica. Oh, chissà perché, gli occhi da pollo sono... intimidiscono le persone, guarda quel pollo, è davvero, davvero formidabile. Vattene di sotto, potrei distruggerti fastidio. La testa a testate, sa, bravo, io non mi risparmio queste cose, potrei ucciderla in questo momento.
Vattene di vaffanculo, mi scusi, arrivederci. Signorina, mi dica un posto dove alloggiare. Ti do il benvenuto. Oh, grazie, finalmente qualcuno di ospitante. Allora, posso assaggiare? Visto che è la tua prima volta. Attenzione, ho seduto questa bella signorina. Bella è un po' tanto, però comunque. Allora, posso assaggiare di nuovo? Va bene. Ma non attenzione, due, sono un grande. Aspetta, così glielo chiedo, forse è più seducente come hai cosa. Hai una pelle pallida. Sì, posso ancora. Che ne dici di pagare come fanno gli altri? Vabbè, sono ma cose che facciamo elemosina. Che cos'è? Vabbè, non mi interessa, non so neanche perché l'ho chiesto. Arrivederci signorina, continui con i suoi affari mattutini. Io mi ero incastrato intanto in un muro. Gente che tossisce a caso. Mi scusi, ma lei ha scorreggiato anche lei, si vede. Mamma mia la faccia, mamma mia. Attenzione. Attenzione, lei cosa sta facendo? Nobiluomo, no, buon uomo, che nobiluomo. Ehi tu, portami un'altra bottiglia di scuma. Ma è proprio gentile sta gente, vabbè. Comunque, dobbiamo andare da qualche parte, dobbiamo recuperare un oggetto che... Calma. Questa è una zona un po' vietata, se vogliamo. Quindi vorrei andarci di calma e sangue freddo, altrimenti qui ci sfondano il culo con mazza da rugby oppure con delle mazze da pony, non si sa mai. In ogni caso, cerchiamo di andare con cautela, perché ho anche scassinare a 5, non so come sia possibile una cosa del genere. All'inizio del gioco non è neanche possibile, quindi non ne ho idea. Comunque salviamo un attimo per eventuali morti non proprio gradite, se vogliamo. E detto questo, vieni Snake, abbiamo un lavoro da compiere adesso. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Ovviamente mi ero anche dimenticato. Abbiamo anche, no, che mappa lurido. Abbiamo anche sbloccato la visione del vampiro, che sarebbe la vista notturna, se vogliamo. Quindi io la metterei tra preferiti e la userei anche, perché non è molto male. È buona, diciamo, perché se c'è molto buio e io non posso alzare la luminosità, altrimenti si fa tutto, si distrugge tutto il mondo all'interno della registrazione, possiamo anche usarla a nostro favore. In ogni caso, prendiamo un po' di roba qui e là, anche qui, ok, perfetto, e possiamo andare avanti a vedere cosa succede. Fortunatamente con questo Sky UI ti dicono tutto il tempo della trasformazione, il tempo che ci vuole per farti, non so, una manicure, ti dice addirittura tutto, per questo è molto... Vabbè, e la nostra piccola scenata cercando di diventare un po' stealth è andata un po' puttane. Quindi cerchiamo di andare in modo molto cazzuto e cattivo. Molto, molto ribelle. Cazzuto e cattivi, ragazzi. Cazzuti e cattivi, mamma mia, la cattiveria. La cattiveria, attenzione, proprio lui. Allora, adesso dobbiamo salire qui e cercare di ammazzare quell'uomo. Anche se vorrei cambiare un po' stile, eccolo qua. Lo stile da vampiro, ragazzi. È formidabile. Quindi, allora, carichiamo per bene la nostra armicciola. Dov'è? Dove sei? Dove sei, tizio? Tizio, sto aspettando che tu salga. Tizio, eccolo lì, tizio. Ma mi sono sparato addosso, sono un genio. Va, prendilo, Snake. Per qualcosa, per l'amor di Dio, che per qualcosa. Allora, potrei anche andare per di là, ma sarebbe un po' un cheat, se vogliamo. Quindi no, mi farò la strada normalmente come tutti i normali umani. E si è fatto di nuovo scuro. Fantastico, sei un genio. E adesso, vediamo un po', dobbiamo abbassare questo ponte per andare dall'altra parte. Ovviamente l'unica pecca che ci sono nelle trasformazioni è che non potete prendere le cose che trovate. Quindi dovete ritrasformarmi ogni volta, eccetera, eccetera. Comunque, sì, lo sto lisciando in una maniera incredibile. Lei, grazie mille, amico mio, grazie mille. Sì, e quando uccidete i nemici con il sangue, in questo modo, vi dà ovviamente, non ovviamente, ma vi dà semplicemente l'upgrade del vostro personaggio, in modo da farvi aumentare le abilità che abbiamo visto in precedenza. E a questo appunto, in questo modo che si aumentano le abilità, ovviamente succhiando sangue. Comunque passiamo avanti e vediamo chi altro c'è che vuole subire la nostra furia divina, la nostra furia di cazzotti e di cattiveria pura. Quindi vediamo come si abbassa questo aggeggio. Non in questo modo, assolutamente non in... No, non cadere, attenzione, proprio lui. Allora, basta con le stronzate. Cerchiamo questa, si può attivare la leva? Ok, fortunatamente si possono attivare le cose, le leve, tutte le cose che si possono attivare. Possiamo attivare, altrimenti sarebbe stato davvero un dito in culo ritrasformarsi ogni volta. Comunque, gentilissimi, come sempre, lasciarci delle scale per proseguire. Vediamo un po' dove... Oh, buongiorno, lei sembra piuttosto cazzuto. Mamma mia, la cazzutaggine di quest'uomo. La cazzutaggine... Mi scusi. No, scherzavo. Cambia stile, ok. Allora, combatti. Mamma mia, ho beccato Snake. Scusa, Snake. Attenzione, proprio lui. Snake, se vuoi andare forse... Ok, grazie Snake, è stato molto d'aiuto. Fortunatamente adesso siamo diventati un po' più cazzuti di Snake. E quindi... ho ucciso Snake. Merda, ho ucciso Snake. Questo vampiro per adesso è formidabile.
ve lo dico. Spero che Snake non si sia incazzato, altrimenti qui so cazzi. È incazzato cazzi, sapete come. Comunque, lei mi ha rotto il cazzo. Muoia. No, no, Snake, lei, ma porca di quella puttana. Lei, ma non rompa i coglioni. Mi scusi. Ok, grazie. Può morire così? Anche in un modo più artistico, se vuole. Snake, sei ancora con me? Oh, grazie a Dio, Snake non si è incazzato. Comunque cercherò oltretutto di fare dei video abbastanza più lunghi del solito, perché vorrei comunque, non so, fare un qualcosa di un po' più lungo, perché con questo nuovo programma ovviamente, sì, non ovviamente, ma comunque si prende molto di meno di spazio il video che faccio, di conseguenza i gigabyte sono molto più ridotti e possiamo fare più tempo, più video, quindi non so, un 40 minuti potrebbe anche starci. Ditemi se vi annoia questa cosa oppure se devo farla più corta, più lunga, ditemi ovviamente tutto voi nei commenti e noi continuiamo a succrassare gente con botte assolute. Mamma mia, guarda qui la potenza assoluta del nostro caro vampiro, però non può fare due attacchi. Sì, grazie Snake, la buon'ora, mi stavano succrassando. Cos'è questo? Un pollo? Ma che cazzo ha sul collo? Ah no, la mia freccia da pony. No, non ne ho idea di cosa abbia. Comunque, ritrasformiamoci un altro. Esattamente. Sì, bravo, contro il muro. Ritrasformiamoci un attimo perché mi è venuta in mente una cosa davvero fantastica che voi non avete ancora visto, che vi farò vedere subitissimamente. Oh cazzo, la mia vita. Com'è possibile? Non si sa. Ok. Ha fatto tutto da solo, fantastico, fantastico. Allora, la cosa che voglio farvi vedere in questo momento, e che è davvero fantastica a mio parere, è un nuovo set di mosse che ho messo, non proprio un nuovo set se vogliamo, ma comunque delle nuove mosse che ho messo davvero molto simpatiche. E vi faccio subito vedere la potenza assoluta di queste mosse appena, grazie mille, c'è una porta. Ok, andiamo alla fonte dell'acqua rossa per potenziare la nostra cara gemmina, o comunque la nostra cara coppa della champion qui, che dobbiamo immergere in dell'acqua rossa. Per quanto ho capito, poi non lo so, potrei anche aver sbagliato a capire, ma comunque, sono cazzi. Comunque andiamo avanti e vediamo che altro c'è da fare, quello che ho appena detto per l'appunto. Allora, vediamo un po', qui dovrebbe esserci qualche nemico, così posso mostrarvi la magnificenza e la potenza pura di quest'uomo. Buia, pericolosa. Sì, Snake, non ti ho detto delle tue... non ti ho fatto richieste, ok? Devi stare zitto. E allora perché non bere direttamente il sangue della... No, sono Giannino. Sono Gianni, non si aspetti di trovare chissà chi, eh. Noi stiamo svolgendo il lavoro qui. No, Gianni no, forse. Gino, scusi, mi sono dimenticato il nome. Sono cose che capitano ogni tanto. Allora, scusate, buon uomo. Cattiveria, attenzione, è proprio lui. Allora, scusi lei, però mi ha rotto i coglioni. Ok, eccola qui. Questo l'ho chiamato l'attacco del pollo. Pollo Super Saiyan, attenzione, ruba il cuore e lo restituisce al proprio emittente. Come le lettere. Oh mio Dio, la potenza. Ok, sono similitudini un po' alla cazzo di cane, però dobbiamo farle se vogliamo vincere in questo mondo un po' strano. Buoni signori, state lì, non rompete il cazzo, cagnolini. Allora, ok, fuori uno, l'altro, dov'è la? Venga qui lei, non è il momento di scherzare. Ma non vai Snake, colpiscilo a frecce. Ma dove le hai prese le frecce? Come fai ad avere le frecce da pony? Vabbè, ti piacciono, sono carismatiche le frecce da pony. Ne vuoi altre? No? Ok, se lui dice di no. Veste lugore non ci servono, noi dobbiamo semplicemente andare avanti e vedere cos'altro c'è da fare in questo luogo. Dunque. Get out there and fight him. Sì, spada, per cortesia, ma mi faccia il piacere di stare un po' zitta. Questa spada purtroppo parla in inglese, per cui potremmo avere qualche problemuccio a capire che cazzo dice, ma sono dettagliissimi questi, dai. Allora, vediamo qui cos'altro c'è, perché non so se sia... Oh, attenzione, la pozione di cura vigorosa. Oh, merda, la trappola. Allora, con calma, adesso... Fuga! Sì, posto fantastico dove mettersi, eh. Comunque qui sono degli spino... Cristo il Dio. Scherzavo, via, fuga. Oh, Snake, sei un idiota, Snake. Non ho più vita. Ragazzi, guardate laggiù, guardate. Non c'è più la vita. Ok, calma. Sangue freddo, Snake, non ti preoccupare. È solo un taglietto. Allora, con calma. Sì, tu puoi crepare in tranquillità, non ti preoccupare. Ok, adesso sono un po' più tranquillo. Ma leggermente. Cristo, era successa una cosa un po' pericolosa. Sì, puoi anche muoverti, eh. Grazie, amico mio, grazie mille. Allora, vediamo dov'è questa coppa di merda che stiamo cercando già da una mezz'oretta buona. E vediamo come ci può tornare utile, perché io sinceramente ancora non ho capito un cavolo. Se l'avete capito voi, ditemelo, ma comunque non ho capito un cavolo. In ogni caso, andiamo da quest'altra là. Non andiamo da quest'altro lato, andiamo dall'altro, stavo scherzando.
Sì, proprio così. Attenzione, un altro scaffale che abbiamo evitato in modo sportiveggiante, come direbbe qualcuno. Lì c'è una porta, ma c'è un luogo anche lì. Io passerei prima di tutto in questa porta per vedere cosa c'è. No, tranne l'acqua rossa non bisogna andare da questo lato, forse uno shortcut. Sì, spada, per cortesia, tenga i suoi discorsi per lei. Stiamo cercando di fare una cosa abbastanza seria qui dentro, ok? Oh cazzo, un cane! Ma perché? Perché noi siamo dei vampiri, cosa vogliono sti cani? Ma si levi dai coglioni, cane! Anche lei è la mia freccia, ma tutti vanno a ruba queste frecce, ragazzi. Comunque, no, mi scusi Snake, volevo colpire il cane. Cosa succede? Ma cosa succede? Mi stanno succhiando il sangue. Bravo Snake, una botta in testa, mamma mia, sulle gengive. Attenzione, Snake è la potenza. Sulle gengive Snake, bravissimo così. Dobbiamo essere cattivi e cazzuti in questi posti. Non c'è bisogno di essere così gentili con le persone. Comunque, sì, mi sono fatto male come il coglione che sono. Ma in ogni caso, andiamo avanti e vediamo. Lì c'è una barra aperta e la cosa non è che mi dia tanto conforto. Vediamo invece da quest'altro lato che sembra ci sia un banco per le alchimie. Per l'alchimia, che non serve una mazza in questo gioco l'alchimia, ma immagino abbiate capito anche da soli. Un'altra barra vuota che non mi ispira tanta fiducia. Salviamo di nuovo per eventuali cristonate che ci aspetteranno più avanti. E attiviamo questa bella leva. E bravissimo così. Comunque parliamo un po' della storia, perché vi ho spiegato per bene quello che sta per succedere, ma non vi ho spiegato per bene quello che succederà, anche se non vorrei spoilerare. Molto più avanti, non troppo, non so quando, perché adesso non mi ricordo più, l'ultima volta che ho giocato a questo gioco, a questo DLC per l'appunto, è stato davvero troppo tempo fa e porca puttana i tasti, ok. E quindi Snake si tolga dai coglioni, buon uomo, mi scusi, ok. E quindi più in là la storia... Ecco, appunto, ho salvato appunto per questi motivi, immaginavo che sarebbe successa una cosa del genere, ma comunque più in là, non so quando, ve l'ho già detto e ripetuto, succederanno cose abbastanza divertenti sia sul fattore storia, sia sul fattore, diciamo, del gameplay, perché diventerà ancora più divertente di quello che è. Il nostro vampiro acquisirà delle abilità davvero formidabili che faranno anche ridere ogni tanto, non so quando, ma faranno ridere, quindi zitti tutti e andiamo ancora avanti. Allora io so che qui andiamo ancora avanti e non sbattiamo per la terza volta consecutiva su questa fottuta trappola. Ah, ce ne sono un po' di trappole. Snake, ti prego, ti supplico, guardami negli occhi gialli che hai, guardami. Non... Sì, non andare sulle trappole. Non farlo, ok? Ok? Grazie. Spero tu abbia capito. Lurido figlio di buona donna, tu e tua zia, tua madre, tutti quanti, lurido dannato Snake. Perché sono così idioti gli NPC di questo gioco? Perché non puoi averci a che fare con questa gente? Allora, io direi di continuare ancora per un po' cercando di utilizzare le tattiche alla zero. Sapete quali sono le tattiche alla zero, ovviamente? Sarebbero appunto, dove cazzo, eccolo qui, Flying Spell. Facciamo così, in fretta e in furia, senza curarci dei problemi. Andiamo qui sotto e ci sbuchiamo da quest'altro lato. Fantastico! Sì, un'altra volta, di un'altra parola, Snake, ti squarto il culo come se non ci fosse un domani. Allora, vediamo un po' qualche... No, attenzione, dall'altra parte. Vediamo un po' di trasformarci nel nostro caro signore dei vampiri con la Z, non con la Q, porca vacca. E vediamo di spaccare un po' di culi. Signori, no, non è come sembra, io ho le mestruazioni. Un attimo, con calma e sangue freddo. Allora, vuoi combattere o cosa? No, per carità, lui non combatte. Allora, cambiamo modalità e spariamogli contro la forza divina di Jesus. Jesus Inside, così la chiameremo adesso in poi. Orco, ma lei è alquanto scarso, sarà. Vabbè, sono tutti scarsi qui, sinceramente. Non so se perché sono io il pro della situazione. Comunque, non ho ammazzato nessuno. Fantastico così. Possiamo andare. Venerare sul Lupin? Chi è? Ah, si sta nascondendo lei. Arrivederci. Vediamo se qui c'è qualcos'altro da fare. Non si apre la porta. Ritrasformiamoci con la Z. Fortunata. Non proprio in questo modo, ma potremmo esserci abbastanza vicini. Ok, con la Z. Porca di quella vacca. Ok. Ci trasformiamo per cortesia. Grazie, amico mio. Allora, come potete sentire da questa bella canzoncina in sottofondo, anche se è una canzoncina un po' merdosa, non è vero, le canzoncine di Skyrim sono sempre belle. Abbiamo finalmente finito questo dungeon, perché non c'è più un cazzo per quanto mi riguarda, e ci sono delle serrature molto cazzute. E no, attenzione, forse avevo trovato il punto giusto, il pertugio giusto dove infilare il nostro grimardello al suo interno. Attenzione, cerchiamo meglio il pertugio. Eccolo qui il pertugio, attenzione. No, arduo però col mouse, porca puttana, è improponibile però, dai. Allora,
con calma. No. Ma vai Gino, Gino, io credo in te Gino, attenzione, Gino ce la può fare. Gino sei vicino alla morte sul crassata di cazzotti sulle gengive. Gino ce la puoi fare. Gino, Gino sei un coglione. Gino, prendi la misura, prendi la distanza Gino, ok? La distanza. Vai Gino, vai E Gino ce la fa, incredibile Gino. Gino è il pro. Eccole lì le fiamme rosse, o comunque come si chiamano le fontana, la fontana, ragazzi, la fontana dove vi bagnate ogni tanto. La fontana, solo che è rossa. Una fontana rossa, vi sta bene? Accidenti. Puoi dirlo, cazzo, non è che siamo in un, non so, un telefilm dei telepubbies. Sì. Sono nuovi. No, li hanno messi su. No, non ti preoccupare, spada, li hanno messo da poco sul mercato. What's that smell? Cos'è questo odore? No, è ha scorreggiato Snake, non sono stato io. Allora, qui attiva fonte del sangue con... Non con R, grazie. Torna da Garan Maretti. Buongiorno, signori. È un vero peccato. Il piccolo incidente che... Boring. Come cazzare? Sì, io non è per sfiducia, ragazzi. Non è proprio per sfiducia. Però, sapete com'è, non è che mi fidi molto di questa gente. Qui per riportare il cane. Ma vada a fanculo lei e sua madre, vada a fanculo così, vai Snake di brutalità, di cattiveria. Mamma mia Snake, le sprangate sui denti, guarda la potenza assoluta di Snake, incredibile. Snake sei una pippa allucinante. Ok, abbiamo preso sprangate sui denti tutti quanti, siamo diventati... Io mi scordo sempre di togliere la forma qua, ok. Ok, Snake, alzati, non è il momento di fare un pisolino questo, dobbiamo andare dal signore Hakon. Harkon, come cazzo si chiama, a rifornirgli di zucchero e roba del genere. Sì, no, di calici. Beh, il pollo, non so cosa mangi sinceramente un pollo a parte il grano. Beh, sono alquanto ignorante su questa cosa. Vabbè, comunque il pollo gli rifornirà la sua tinta rossa del sangue. Non so in che modo, forse gli spaccherà una gemma in faccia come in Bloodborne. Ma sono dettagli. Comunque ragazzi, abbiamo finito una missione del gioco in ben 40 minuti più o meno. Non so quanto tempo sia passato. Fatemi sapere sotto nei commenti se prolungare questi video, se diminuire questi video, farli più lunghi, più corti, più brevi, più... non so, più tagliati. Ditemi sotto nei commenti come vorreste vedere questi video e se questa spada parlante smette di rompere i coglioni. Soprattutto, buongiorno signora, sì? Faccia finta di nulla. Sì, però io dovrei uscire da qui, sa com'è. Vabbè, fanculo, stavolta andiamo. Potrei aver sbagliato tasto. Scusi, non è che si incazza mica, no? Non si incazza, vero? Ma no, guardi come rimane tranquilla la signora. Vede un vampiro qui ai suoi fianchi. Beh, ha la faccia alquanto integerrima questo vampiro, devo dirlo. Mi scusi signorina, io dovrei spassare, quindi se per caso mi apre un pertugio qui nei dintorni potrei anche passare. Se non mi apre un pertugio, ovviamente senza pertugi non si passa. Quindi io passerei in questo pertugio, passiamo... oh mio Dio, sono passato nel pertugio della signora, ok. Potremmo smetterla di dire queste cose, ma vabbè. In ogni caso, buongiorno. Ok, possiamo andare finalmente alla nostra destinazione qui fuori, sarebbe semplicemente qua fuori, e vedere cosa dice il nostro caro Harkon. Sì? Sì. What was that? Sì. Did you hear something? Sì. Ma vaffanculo. Ed eccoci qui. Ragazzi, finalmente giunti all'ultima parte di questo video, all'ultima scena, all'ultimo... attenzione, all'ultimo fragore di questa, di questo skiver arrostito. Sì? Pronti? Non dovevi venire qui. Cristo santo. Snake, con calma, ok? Sì, intervieni sempre in momenti meno... Ciao Luna, come va? Tutto bene? Batti il 5, Luna. Batti il 5, Luna! Batti il 5! Non ha battuto il 5. Ah, che tristezza. Comunque, eccoci qui finalmente giunti alla fine di quest'altro video su Skyrim. Spero come al solito che questo video su Skyrim sia stato di vostro gradimento. Nonostante il caldo, purtroppo, dovete scusarmi, ma in questi tempi col caldo così forte, purtroppo io non riesco personalmente a non infarfugliarmi, diciamo così, a non infarfugliarmi con le parole, perché per l'appunto mi si secca la bocca, una cosa incredibile. Di conseguenza, è un errore un po' mio, diciamo, perché comunque
Diciamo che non lo so, ho un po' di salivazioni in più, per questo ogni tanto non riesco a parlare bene, mi imbroglio con le parole. Cose del genere. Ma in ogni caso, finalmente siamo giunti alla fine di quest'altro video che è durato un bel po'. Spero come al solito che questo video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. C'è anche la pagina Facebook qui sotto nella descrizione, quindi se volete iscrivervi, se volete mettere mi piace, sta a voi ovviamente. Ma comunque questo deve, ovviamente deve piacervi, la pagina Facebook deve servirvi, oh mio Dio, la cattiveria pura del nostro caro Gino. Come al solito, quello che dovete fare, ve l'ho detto, c'è anche una pagina Facebook qui in descrizione se volete iscrivervi. Noi ci vediamo come sempre, come al solito, in un prossimo video gameplay, saltando sulla testa del nostro caro Snake con brutalità ferale e tra l'altro senza... con sportiveggianza, se vogliamo, con una assoluta sportiveggianza e proprio... non lo so, qualcosa del genere. Quindi, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Alla prossima ragazzi, bye bye!